Riprendermi. Non Non c'è. Ok, ora sì. Speriamo che è una volta buona. Aspetta. Ok. Buonasera a tutti, ciao. Oggi facciamo insieme la focaccia. Aspettiamo che arriva qualcuno in diretta. Ci sono? C'è qualcuno? Sì. Ok. Allora. 2000. 2000. Sì, 60.000. Allora, aspettiamo ancora un po'. Allora, faremo la focaccia. Però io inizierò dalla fine, cioè inizierò mettendo la focaccia nella teglia e vediamo se riusciamo a cuocerla nel frattempo che poi la impastiamo l'altra. Allora, qui c'è la focaccia, fai vedere per favore. Qui c'è la focaccia che abbiamo preparato, che ho preparato stamattina per farvi vedere stasera. Questa è già lievitata e ha solamente 5 grammi di lievito. L'ho preparata stamattina verso le 9 e ora mettiamo un po' d'olio nella teglia, non un po', mettiamo l'olio nella teglia perché la focaccia richiede abbastanza olio, Evo. sì, sempre olio extravergine di oliva per la focaccia e la scaravoltiamo. Spero che si veda. Questi sono 500 grammi di farina e solamente 5 grammi di lievito. Guarda, fai vedere le bolle, per favore. Con delicatezza la vado a sistemare nella teglia, ma come vedete è così perfetta che non c'è bisogno neanche di toccarla più di tanto. E ora vado a mettere i pomodori. Allora, facciamo così. Questi sono i pomodori che io ho conservato quest'estate. Ne mettiamo un po'. Riprendi le bolle della focaccia, così si vede bene la lievitazione. Mettiamo un po' in una ciotola. Io faccio così. Li condisco prima in una ciotola. E poi li metto sulla focaccia, poi ognuno è libero di fare come crede. Mettiamo anche l'origano. Vieni qui a far vedere come stiamo mettendo i pomodori. La bolla la devo scoppiare, sennò poi in cottura si deve bruciare. Ok. Spero che si veda. Regista, stai riprendendo sulla focaccia? Così. Questa parte io la metto sopra, che è la parte più bella della focaccia dopo, perché si andrà tutta a sbruciacchiare, a colorire per bene. Ora mi pulisco un attimo le mani e aggiungo un altro po' di origano. Avvicino un po', così si vede, così. Adesso io la metto in forno un attimo e speriamo di riuscire a cuocerla
nel frattempo che invece vi faccio vedere l'impasto di questa focaccia. Arrivo subito. Ti aspettiamo. Tu sicuramente. Ok. E adesso vediamo come siamo arrivati a quell'impasto. Allora, qui ho mezzo chilo di farina. Allora, io sto usando una farina bianca, però potete usare tranquillamente una farina integrale, solo che se usate la farina integrale, tagliatela un po' con quella bianca, sennò poi non avrà una bella lievitazione. Quindi, aggiungiamo 200 g di patate bollite. E mescoliamo. Vabbè, io devo usare le mani. Si vede? Qui abbiamo 5 g di lievito che andiamo a sciogliere in un poco d'acqua. Dove sta l'altro cucchiaino? Non c'è. Va bene, facciamo col dito. Mirella ti saluta. Ciao Mirella. Allora, sciolto per bene il lievito, lo aggiungiamo. Scusate, però non trovo più il cucchiaino, quello che ho preso per usarlo, così il lievito. Io aggiungo un pizzichino di zucchero. E poi iniziamo a impastare. Come vedrete, quest'acqua non è limpida, perché è l'acqua di cottura delle patate. A me dispiace buttarla e quindi io la utilizzo per impastare la focaccia, visto che è ricca di amido, mi sembra giusto non buttarla. E iniziamo a impastare. Aggiungiamo l'acqua, che sono circa 350 grammi, 350 ml, poca alla volta. Così. E impastiamo. Stai facendo vedere l'impasto? Sì. E vieni più qua sopra. Aggiungiamo ancora acqua. Dovrebbe servirci tutta, però adesso vediamo. A questo punto, quando è quasi completo l'impasto, ci aggiungiamo il sale. Un cucchiaino, che sono 10 grammi circa. E lo mettiamo qua. Aggiungiamo ancora l'acqua che c'era. Si vede? Per vedere qua l'impasto. Allora, già vedete, io, eppure la mia stessa ricetta, 350 grammi non sono sufficienti e quindi devo aggiungere un altro pochino d'acqua. Adesso la vado a prendere e torno subito. Un attimo solo. Saranno un 370 più o meno ml. Ecco, adesso sì. Allora, fai vedere l'impasto, vieni. Allora, a questo punto, questa è la morbidezza giusta, vedete? Adesso dobbiamo iniziare. Gabriella, Rosa, Liliana, ti saluto. Ok, ciao ciao. A schiaffeggiare l'impasto. Pensate a qualcuno che vi sta sulle scatole e iniziate a schiaffeggiare. Io faccio così. Vieni qui, fai vedere qui che si inizieranno a vedere le bolle quando l'impasto sarà pronto. Allora,
voi non lo potete vedere, facciamo così. Quando l'impasto è pronto, quando iniziamo a vedere le bolle mentre noi lo schiaffeggiamo e quando facendo così non si spezza. Solo alla fine dell'impasto aggiungeremo l'olio. Vedi, vedi, adesso si vedono le bolle, vieni. Regista, non mi interessa vedere me, mi interessa vedere la focaccia. Vedete qui? Iniziano le bolle. E adesso aggiungiamo l'olio. Circa 3 cucchiai. Esther. Ciao Esther! 2. Marica. E 3. Ciao Marica! Ciao Mattias! Ciao zia! Se non faccio la scena una volta. Ketty. Ciao Ketty! Beh, ora se c'è qualche domanda me la puoi dire, me la puoi fare. Così io nel frattempo continuo a impastare. Quanta farina? Mezzo chilo. Allora ripetiamo, mezzo chilo di farina, 200 g di patate bollite, 5 g di lievito con un cucchiaino di zucchero, 350-370 ml di acqua, 10 g di sale e l'olio. Schiaffeggiate l'impasto. È pronto. Vedete? Ed è liscio. Si vede, giusto? L'impasto della focaccia è pronto. La maglia glutenica. Che ne sai tu della maglia glutenica? La maglia glutenica c'è cento. È pronto. Giulia. Ora, che cosa facciamo? Facciamo così. Prendiamo l'olio e lo mettiamo tutto intorno al nostro impasto. E facciamo in modo che arrivi anche sotto la focaccia. Allora, io di solito faccio così. La focaccia la lascio stare così una mezz'oretta. Dopo mezz'ora vengo e la reimpasto. Lo faccio per un paio di volte. Perché così do struttura all'impasto. Nel frattempo si forma la maglia glutinica perché si reidrata la farina e quindi se voi vedete qui già ci sono le bolle e non ha nemmeno iniziato a lievitare, guardate, guarda, già ci sono le bolle. Sì. Quindi fra mezz'ora più o meno io verrò e la reimpasterò. Lina. Ciao. E la reimpasterò. Allora facciamo, ora io mi vado a lavare le mani e poi vi faccio vedere come dobbiamo fare il secondo passaggio. Rosalia ti saluta. Chi? Rosalia. Ciao Rosalia. Se avete qualche domanda fate pure che io adesso vi rispondo, nel frattempo che aspettiamo la cottura della focaccia, se facciamo in tempo. Maria, ciao. Ciao Maria. Allora, Marcella. Ciao Marcella. Allora, se c'è qualche domanda, leggi qualche commento, così io posso rispondere se c'è qualche domanda. Lo leggo io, dai. Prendo. Grazie Maria Rita, grazie Ritanna, ciao Margherita, ciao Isa, ciao Rossella, ciao Rossella. Oh, vedo solamente le persone che stanno guardando. Ok, penso che se non ci sono domande abbiamo finito. Oppure vi faccio vedere il secondo passaggio anche se non è passato niente.
Poi magari la cottura, la focaccia cotta, ve la metto nei commenti, così potete vederla nei commenti. Vi faccio un video mentre la taglio, vi faccio un video. Non ci sono domande, quindi... Ciao Patti! Si può usare il lievito secco? Sì, il lievito secco si può usare in quantità minore, circa la metà, più o meno la metà di quello fresco. 5 grammi, quindi 2 grammi, 2 grammi e mezzo va benissimo di quello secco. A posto delle patate si possono mettere anche... La fecola di patate? No, la fecola di patate no. I fiocchi di patate sì. I fiocchi di patate invece di 200 grammi vanno bene 150 grammi. Ma la fecola di patate no. Ciao la Stefania. Ciao Stefania. Potrebbe crescere l'impasto direttamente in teglia? No, io preferisco fare due volte una doppia crescita. Perché mi sembra che la focaccia venga meglio. Invece se la mettiamo direttamente in teglia... Vi accorgerete che la focaccia prima di tutto assorbirà più olio, perché cioè durante il processo della lievitazione l'olio che abbiamo messo sotto la teglia, quello se la deve assorbire, cioè nel frattempo che cresce la focaccia e si formano tutte le bollicine della lievitazione, l'olio si ficcherà in queste bollicine e quindi diventerà più oleosa. Invece così vedrete una volta che sarà uscita la focaccia che sarà bella, avrà una bella crosta sotto. E quindi per me no, è meglio di no, meglio fare la prima lievitazione in una ciotola e poi la seconda lievitazione in teglia. Perché si attacca sempre al fondo a me? Dipende dalla teglia. Se usi la teglia di ferro devi vedere se è stata bruciata bene. I tempi di lievitazione, che ho letto la domanda, dipendono dalla temperatura dell'ambiente in casa vostra. Io vi posso dire due ore, però se a casa vostra fa freddo e avete 15 gradi non ci metterà due ore. Se invece ci sono i termosifoni accesi e avete 23-24 gradi, allora sì, ci metterà due ore. Ve ne dovete, cioè, dovete essere voi ad accorgervi quando è pronta. Se avete una ciotola che vi devo dire in vetro o in plastica trasparente, mettete un segno. Quando vi accorgete che è diventata, diciamo, è raddoppiata, è pronta la focaccia. Ma comunque ve ne accorgete quando, muovendola, la focaccia si muove tantissimo. Anche quando la mettete in teglia per la seconda lievitazione, per accorgervi se la focaccia è pronta, scuotete un pochettino la teglia e vi accorgerete che la focaccia si muove. Quello è il momento di infornare. Se si muove troppo, è un po' passata la lievitazione. Dovete andare proprio di corsa nel forno a mettere la focaccia subito. Sposa la planetaria? Certo che si può usare la planetaria, io non la uso perché mi trovo bene a impastare a mano, se non sento l'impasto con le mani non capisco se quando è pronto e quando è giusto. Il bimbi? Anche con il bimbi, sì. Anche se il bimbi tutti quanti lo sconsigliano perché dicono che essendoci le lame straccia l'impasto alla maglia glutinica, però io ho visto che anche gli impasti fatti con il bimbi vengono bene. L'importante è, quando fate la focaccia, di non esagerare con il lievito, perché se mettete troppo lievito avrete troppa aria e poi magari nel forno vedrete una focaccia bella, gonfia e direte ma che bella focaccia che ho fatto, poi la uscirete dal forno e avrete una sottiletta, perché sarà solamente aria, non è impasto, è solo aria, una volta uscita dal forno si abbasserà. Invece se usate la giusta quantità di lievito, cioè... una volta... Deve essere un lievito più o meno il 10% rispetto alla quantità della farina. Il 10%? Sì, più o meno sì. Se voi, per esempio, l'altro giorno mi ha scritto una signora che aveva avuto una ricetta di panzerotti da un'amica. E mi ha detto, Graziella, ho avuto questa ricetta di panzerotti. Un chilo di farina, 3 cubetti di lievito. 3 cubetti di lievito sono 75 grammi di lievito su un chilo di farina. E lei mi chiese, che ne pensi? Io veramente gli risposi, che quella non è un'amica tua, che quella non sono panzerotti, ma quella è un attentato. Sono attentati. Non si possono mettere 3 cubetti di lievito su un chilo di farina. Su un chilo di farina passano 10-15 grammi di lievito in inverno. Figuriamoci in estate, uno come può fare i panzerotti con 75 grammi di lievito? Sono delle bombe, non sono commestibili secondo me. Poi ognuno naturalmente è libero di fare quello che vuole, quello che crede. Questa è la mia opinione, ci mancherebbe altro, però per me è così. Ciao da Francipino. Ciao Francipino. Quindi... Il tipo di farina? Allora, io ho usato, questa volta ho usato una farina zero.
Perché in questo momento non riesco a trovare né la farina 1 e né la farina 2. Però potete usare qualsiasi tipo di farina, anche la 00, in questo momento qualsiasi tipo di farina va bene, non andiamo a guardare la farina, se voi avete la 1 fatela con la farina 1. Naturalmente più la farina è grezza, più acqua richiederà nell'impasto, quindi da 350 ml può essere che ve ne chiederà 400 ml. Ve ne accorgerete sempre nel momento dello schiaffeggiare se vi richiederà più acqua. Poi posso aggiungere un po' di semola all'impasto? Sì, puoi fare metà semola e metà farina, puoi fare tutta semola, puoi farlo tranquillamente. Lievito istantaneo, di No, nuovo. il lievito istantaneo no, il lievito istantaneo è solo per torte salate tipo plum cake salati, muffin salati. La focaccia ha bisogno di una lievitazione lenta, non si può usare il lievito istantaneo non è buono, non va bene. Altro? Grazie Bernardo, ciao. Ah, se basta così, io vado a controllare un attimo la focaccia nel forno. Tu fai vedere l'impasto che guarda, già ci sono le prime bolle, nonostante sia passata solamente 10 minuti nemmeno. E io adesso vi faccio vedere che cosa fare dopo mezz'ora. Regista, aspetta, facciamo vedere metà. Questa è metà della cottura, si vede? Guardate, questa è metà. Mezza Si cottura. vede? Sì. A mezza cottura, metà del tempo della cottura. Allora, noi facciamo finta magari che siano passati almeno un quarto d'ora, 20 minuti. E andiamo a reimpastare la focaccia per una seconda volta. Vieni più qua, per favore. Vieni più qua, non si può sentire, però vieni più qua. Allora, la prendiamo e la portiamo verso il centro, così, senza fare grandi cose. Facciamo questo. Lo facciamo per 2 o 3 volte, ogni quarto d'ora, ogni mezz'ora, più o meno facciamo questa cosa qui. Aggiungiamo sempre un po' d'olio, così non avremo tanta difficoltà. Così, e lo facciamo. Questo darà struttura e forza all'impasto. E dopo vedrete che verranno tutte le bolle come quelle che sono venute nella mia focaccia. Non so nemmeno se sto parlando in italiano o in chissà che lingua. Vabbè, questo Questo è l'impasto delle pettole. è. Anche, sì, si può usare per le pettole. Sì, si può usare per le pettole. Questo qui, allora io l'impasto di quella focaccia l'ho fatto stamattina verso le 8:30 a 9 e non ho usato 5 grammi di lievito, ma ho usato 3 grammi di lievito perché ho pensato che fino a stasera alle 6, quando ho iniziato la diretta, sarebbe stato troppo tempo e quindi ho usato solamente 3 grammi di lievito e voi avete visto come era ben lievitata, quindi fate un conto, io ogni mezz'ora l'ho reimpastata, quindi mettiamo che erano le 9. Fino alle 10:30 io l'ho rimpastata. Dalle 10:30 alle 6, quando abbiamo iniziato la diretta, io l'ho lasciata nella ciotola chiusa nel forno senza luce spenta a lievitare ed è lievitata bene. Naturalmente voi se la fate stasera fate lo stesso procedimento. Poi domani mattina la potete infornare. Altro? Temperatura del forno. Allora, la temperatura del forno. Allora, il forno per la focaccia deve avere una temperatura alta, molto alta. Allora, io metto a 220-230 gradi ventilato, però io vi posso dire mettete ventilato a 230 gradi, 240 gradi al massimo. Io conosco il mio forno, voi conoscete il vostro forno. Se, eh sì, eh sì, ognuno conosce la razza sua, Il forno il suo. forno suo. Ci sono forni, e non ridere, ci sono forni che a 180 gradi bruciano le torte.
E ci sono formiche a 180 gradi invece non fanno niente. Quindi se, dovete essere voi a conoscere il vostro forno. Magari le prime volte avrete un po' di problemi e quindi non sarà perfetta. A via di fare la focaccia poi vedrete che la focaccia vi verrà bene. Però io lo metto nel mio forno, che è un forno comunissimo, a 230 gradi, ventilato. E lo faccio andare per 25 minuti massimo. Per aggiungere la farina, metà integrale, metà 00. Allora, quella che io ho messo nel forno, avevo 100 grammi di farina integrale avanzata, che mi dispiaceva tenere lì abbandonata, sola, soletta. Dico, si possono fare tutte le varianti possibili. Sì, si possono fare. E ho aggiunto, a quei 100 grammi di farina integrale, ho aggiunto 400 grammi di farina zero. Però potete farla anche tutta integrale, ma tutta integrale no, fate 400 integrale e 100 grammi di farina bianca. Così date un po' di forza all'impasto per lievitare, perché integrale contenendo tanta crusca poi sarà pesante, non avrà una bella alveolatura, non sarà bella gonfia. Ora se noi aspettiamo altri 5 minuti forse, perché la vedo la focaccia che mi saluta dal forno per dire io sto qui, sono pronta, vi faccio vedere come viene. Mi dispiace che non posso farvi vedere che qui già sta iniziando la lievitazione, già ci sono le bolle, vedi? Si vede? Va bene, comunque prima magari di chiudere vi faccio vedere il secondo passaggio. Ora io vado a vedere se perché non è che possiamo stare qua fino a quando cuoce la focaccia, si scocciano, e quelli che mi mandano i messaggi mentre faccio la diretta, che sono belli, e vi vado a vedere un attimo la focaccia e arrivo subito. L'aspettiamo? Sì, tu soprattutto non so dove te ne devi andare. Il forno ventilato, statico, sopra e sotto. Ventilato. Allora, c'è chi ha il forno a gas. Il forno a gas purtroppo ha solamente la modalità statico. Statico addirittura senza grill, solo sotto. E quindi dovete fare lo stesso, mettere il forno al massimo, solo sotto. Una volta che è cotta la focaccia dalla parte inferiore, spostate la griglia più sopra nel forno, lo fate cuocere col grill sopra. Purtroppo il forno a gas ha questo impedimento. Poi sì. Pino, ciao Pino, grazie. Tu sei di parte perché mi conosci. Poi sì. Dimmi tu. Sì. Che altro aggiungere? Il ventilato mi brucia troppo. Ecco, questo è quello che dicevo prima, che ognuno conosce il forno suo. Se il ventilato ti cuoce troppo, metti statico sopra e sotto, e magari il ventilato lo usi solamente alla fine per dare un colore più omogeneo alla focaccia. Ognuno deve guardare le cose del forno suo. Io non posso sapere il forno vostro come si comporta. Il forno mio è Monello, per le torte mi fa disperare, però per la focaccia no. Per la focaccia sembra che vada tutto bene. Rosa, devi trovare tu la soluzione al forno, devi provare più volte, finché non troverai tu la giusta misura della temperatura, la giusta misura anche della griglia dove metterla. Forse se ti brucia troppo sopra, lo metti troppo sopra, mettilo più giù, più in basso come livello nel forno. Sì, vediamo un po'. Allora, qua facciamo finta che è trascorso un altro quarto d'ora e facciamo la seconda, per una seconda volta, un altro poco di, diciamo, pieghe, ma non sono pieghe perché l'impasto è morbido, diciamo pieghe. Così. Fai vedere qui, per favore. Registra le riprese in orizzontale, non vuole la chef. Non mi piace l'orizzontale perché mi sembra che il verticale mi snellisca, invece in orizzontale mi fa sembrare più chiatta. Questa è la verità. Ecco, già abbiamo messo il cappello, non per fare la chef, ma perché ho 5 cm di ricrescita. Penso come tutte le donne d'Italia in questo momento. È un mese che non esco. Io non esco dal 7 di marzo. Quindi, e se lo faccio io, lo potete fare tutti.
Quindi registra la ripresa. Ah, a te, Rosa. Ciao. Ok, ora vado a vedere nel forno per l'ultima volta. Se non è cotta, abbiate pazienza. Io non posso stare a dire stupidaggini qui perché mi sento più scema di quello che sono. Un attimo solo, adesso vengo. Tu fai vedere l'impasto nel frattempo. Ciao, se avete bisogno di aprire un sito internet, Fatti numero uno. Ciao Fatti, Norba Web. Ciao. Allora, io nel frattempo preparo per tagliare. Avevo preso anche il guantino per impastare, ma a me viene bene, però una volta la faccio dolce e un'altra viene salata. Non trovo l'equilibrio. Ce l'hai la bilancia? Per pesare, no, veramente, non sto scherzando. Certo. Per pesare il sale, per mezzo chilo di farina puoi andare dai 10 ai 15 grammi, che sono un cucchiaino. Oh, vieni qua, questo, scusami, questo sono 10 grammi di sale. Questo cucchiaino, qua, un cucchiaino un po' più grande. Questo non è da caffè, sembra da tè. Dai 10 ai 15 grammi. Poi, naturalmente, sopra, quando tu lo condisci con i pomodori, devi aggiungere un po' di sale. Ma senza esagerare. Sì. Quante volte va piegato l'impasto? Allora, questo impasto va piegato per 3 volte ogni quarto d'ora, mezz'ora. Però basta anche una volta se non avete la pazienza di farlo. Basta anche una Vito volta. Vito e Caterina. Ciao Vito, ciao Caterina. Basta anche una volta. La pubblicità, hai ragione Domiziano, scusa, non lo faccio più. Allora, vado a prendere la focaccia, non fa niente che non è proprio perfetta, perfetta come dico io, la vado a prendere lo stesso. La luce non inquadrare più a me perché non servo più. Si vede? La luce. La luce. Vabbè. No, io la vedo bene. Sì. Si vede? Sì. Ora vediamo se. Solo che è veramente bollentissima. Allora. Aspettiamo qualche vedete secondo. Vedete perché io dico di fare la doppia lievitazione? Riprendi sotto. Si vede? Sì, è cotta bene. Sì. No, per far vedere che è bella compatta sotto. Che sì, è venuta bene. Non ha assorbito tanto olio. Ora aspettiamo un po', perché se la taglio adesso la rovino tutta. Qualcuno che porti un po' di mortadella? Mortadella? Certo, la deve portare qualcuno mortadella. Focaccia mortadella. No, non la portate perché non potete uscire. Non gli date retta. Di allora. Giorno. Io faccio così, così si vede meglio, vedi, riprendi qua la focaccia così possono vedere, guardate, ora vabbè la devo tagliare per farvela vedere perché dovete vedere che con 3 grammi si può fare una focaccia, guardate, guardate. Domiziano ha fame. Domiziano, quando finirà tutto? Innanzitutto ti saluto e ti ringrazio sempre perché sei tanto carino e tanto gentile con me, mi inviti sempre. Quando finirà tutto, focaccia, panzerotti, quello che vuoi. Abbiamo detto già che dobbiamo fare il pranzo in mezzo al castello, in mezzo al castello, tutto quello che vuoi. Allora, io siccome dobbiamo chiudere... Alla ricova, lo sai dove è la ricova? Alla ricova del castello. No. Alla ricova. Vabbè. Vabbè. Allora, vediamo di tagliarla, però naturalmente non fate affidamento al taglio della focaccia di in questo momento perché è bollentissima, l'avete visto pure voi. Ora magari la taglio e dentro una ciofeca.
Vieni qua che si deve sentire il rumore mentre la taglio di quanto è croccante. Vai. La focaccia non si taglia mai bollente, come il pane, la focaccia non si tagliano mai, mai, mai bollenti, però noi qui facciamo tutto questo. Guardate, 3 grammi di lievito, veramente solo 3 grammi di lievito. Tagliamo un altro pezzettino qui per farvi vedere questa parte. Guardate, vieni più qua. Vieni più qua, di nuovo più qua. Spero che si veda bene. Pia vuole provolone piccante e birra. Va bene, Pia. Si vede bene? Birra mortadella, provolone. Spero che Sì. la vediate bene. E questa qui ho detto, sono 400 grammi di farina bianca. E 100 grammi di farina integrale. Rosa Napoli sta prendendo l'aereo. Ah, va bene, A meno Rosa. che torna. Ok, beh, penso che di essere stata abbastanza chiara. Vi lascio con l'immagine della focaccia e vi saluto. Buona domenica a tutti. Mi raccomando, anzi, voglio dire una cosa. Voglio salutare le due persone che sono contagiate. Li voglio salutare per darvi un bacio. Ciao! Ciao!